Dopo il duro attacco di Marsiglio contro i ritardi dell'amministrazione d'Alberto sul nuovo ospedale, lo stesso primo cittadino ribadisce l'assoluta rapidità nelle scelte da parte del comune. Per D'Alberto la mancanza di tempestività è attribuibile unicamente alla regione e critica anche le modalità di presentazione del disegno sulla nuova struttura ospedaliera. Io pensavo che si fosse stato accusato perché dal 2019 il Consiglio Comunale ha deciso di inserire l'area di Villa Mosca all'interno delle aree per l'adesione del nuovo ospedale, superando proprio la sua parte politica e tra l'altro anche l'attuale Presidente della Commissione Sanità che con il suo gruppo aveva deciso di eliminare Villa Mosca dalle aree per l'adesione del nuovo ospedale. Noi l'abbiamo reinserito, quindi il Presidente ha avuto 5 anni per prevedere la reazione di un nuovo ospedale sull'area di Villa Mosca. Non lo ha fatto, lo fa oggi con un disegno che viene presentato alla stampa e non istituzionalmente nel rapporto con l'autorità sanitaria cittadina, ma questo sgarbo istituzionale evidentemente appartiene alla cultura, al modo di concepire la politica, soprattutto in materia di sanità di questo governo regionale, ma va bene tutto, la regione faccia quello che deve, non sta facendo altro partendo oggi che quello che il Consiglio Comunale ha chiesto con quello che la città di Teramo vuole, ma lo faccia seriamente, non come ha fatto fino adesso, perché non è stata data garanzia sulle risorse economiche, si è detto vedremo poi per le risorse, c'è solo un disegno e non c'è un progetto al momento, quindi si intensifica il percorso e l'attività e soprattutto non c'è nessun tipo di risposta sulla questione relativa all'ospedale di secondo livello che noi vogliamo a Teramo. Su questo la Regione continua a glissare, continua a non rispondere perché evidentemente ha altre mire e si trova in forte imbarazzo. Chiudo dicendo che la vera notizia di oggi non è tanto il disegno che è stato presentato, su cui ovviamente spingeremo la Regione affinché possa essere realizzato l'ospedale di secondo livello a Teramo, ma è la protesta forte che un cittadino in rappresentanza di tutta la comunità ha messo in campo per quanto riguarda le liste d'attesa. Vergognoso ritardo, liste d'attesa che certificano il fallimento evidente della politica sanitaria regionale e teramana.